Allora, tu senti, ci siamo, possiamo iniziare. Allora, sono molto emozionato che siate venuti in tanti, non aspettavo una partecipazione così elevata, comunque grazie di essere venuti. Allora, questa è la prima conferenza di Voglia di Scienza, parliamo di mastering, con noi c'è Alberto Cutolo, che è un fonico del Massive Art Studios di Milano, e ci parlerà di questa materia un po' arcana del mastering, esoterica, come dice lui. Ecco. Vi faccio due note tecniche. Noi registriamo tutto sia video che audio. Alberto ci ha fornito gentilmente delle dispense che dopo verranno linkate comunque al video che dopo passerò su YouTube. Per la pubblicazione lo metterò sulla pagina dell'evento di Facebook che penso tutti abbiate visto. Qualcuno non l'ha visto? No, perfetto. Ah, sì, ecco, allora magari dopo ci lasciate la mail, ve lo invio tranquillamente. Ecco, un'altra cosa, oltre a questa conferenza, ce n'è un'altra il 27 e il 28, sempre di marzo, di cui parliamo di tutt'altra cosa, ovvero di Firefox OS, un nuovo sistema operativo per chi non lo sapesse, per mobile, cellulari, generalmente smartphone, e per cui il 27 ci sarà una conferenza di cui andremo a conoscenza appunto del mondo di Firefox OS, il 28, diciamo la parte più interessante è l'hackathon, ovvero a team di massimo tre persone ci si sfiderà in questa gara di codice per cui si potrà sviluppare la propria app per Firefox OS. Chi vince, vince tre smartphone, appunto uno per ognuno, con sopra Firefox OS. Gadget per tutti. E niente, altra cosa poi, non mi rompo più le palle. Per chi volesse, per chi fosse interessato a organizzare conferenze di questo genere o anche su altre tematiche che magari mi interessano, che non sia il master, che sia il mix, che sia l'elaborazione di immagini, che sia quel cavolo che volete, può venire dopo la conferenza, può venire da me, così facciamo due parole e gli spiego un po' com'è il mondo della rappresentanza. Tutto qua. Adesso vi lascio la conferenza e buon ascolto. Ok, ciao ragazzi, intanto siamo qua a parlare di mastering. Intanto, quanti musicisti ci sono qua? Bella storia. Quanti fonici? Bella storia anche questa. Di mastering? Ah, bene, bene, adesso aspetti che ti sistemo io. No, no. Allora, facciamo così. Intanto vi chiedo io una cosa a voi. Che cos'è il mastering? Chi può darmi una definizione al volo? Poi vi libero io di tutti i dubbi, ma... chi se la sente di dare una definizione al volo di mastering? Bravo, dimmi. Adattare un file audio come insomma, musica, perché ha il supporto su quelli al finire. Guarda, sei un angelo, caduto dal cielo. È la risposta che serviva. Adattare un supporto a uno standard, questo è il mastering. Allora, diciamo che questa disciplina nasce negli anni '80, anzi, esattamente... Ciao ragazzi. Buongiorno. Esattamente nasce proprio nell'anno 80, perché diciamo che tutto il protocollo che poi viene conosciuto come Red Book viene creato, codificato negli anni 80 ad Amsterdam dall'AES, che è l'Audio Engineering Society, e che quindi stabilisce gli standard di questo nuovo supporto che è il Compact Disc Audio. Il Compact Disc Audio è un supporto completamente diverso da tutti i supporti che si utilizzavano prima di questo periodo, che erano totalmente analogici. Prima si utilizzavano vinili e master su nastro, quindi cassette, MC. La differenza con la creazione di un supporto che invece è prettamente digitale, qual è? Fondamentalmente una caratteristica che fa sì che nasca il mastering, cioè il CD audio ha un time code che è ininterrotto dall'inizio alla fine dello streaming di flusso del segnale audio che contiene, quindi non viene mai interrotto. Anche voi a casa domesticamente, quando utilizzate dei software audio per fare dei CD audio normalissimi, Nero, Toast, quello che volete, credo che vi siate accorti che ci sono due modalità di lavoro, quella che viene chiamata DAO e quella che viene chiamata TAO. La modalità DAO vuol dire disc at once, la modalità TAO vuol dire track at once. L'unica modalità compatibile per duplicare dei CD audio industrialmente è la disc at once. E la differenza qual è? Che nella track at once il laser viene sganciato tutte le volte che finisce la scrittura di una traccia. Quindi tu scrivi una traccia audio,
sganci il laser, riscrivi la seconda traccia audio, il time code riparte all'inizio di ogni traccia. Non è un supporto che state creando adatto alla duplicazione, è un supporto che funziona in un lettore CD standard. Funziona sulla base della TOC, della Table of Contents, ma non funziona per essere duplicato. Allora, considerato che negli anni, fine anni 70, intanto il mercato discografico era completamente diverso da quello di adesso, si tendeva a produrre singoli, poi una somma di singoli diventavano un album. Però in generale l'artista faceva prima un singolo, poi ne faceva un altro, facevano i famosi B-side perché stampavano sui 45 giri e quindi componevano un pezzo e registravano uno o due pezzi alla volta. Poi c'era anche quel che faceva l'album, ma diciamo che la norma non era quella. Quindi che cosa succedeva? Che i master venivano da studi diversi, da fonti diverse, registrati su supporti diversi. Quello che si conosceva all'epoca era 24 analogico come multitraccia e come sistema di backup, di scarico, o quarto di pollice o mezzo pollice, prima ancora dell'avvento dei primi DAT digitali che sarebbero venuti subito dopo. Quindi là, il discorso qual era? Serviva semplicemente una fase che prendesse tutto il materiale che veniva dagli studi di registrazione e lo scrivesse su un supporto compatibile per essere duplicato successivamente dalla stamperia. Punto. Questo è come nasce il mastering. Il mastering fondamentalmente non aveva nessun'altra pretesa all'inizio. Poi che cosa si è cominciato a dire? Si è cominciato a dire, benissimo, abbiamo preso tutte queste fonti diverse, dobbiamo assegnare, cioè dobbiamo montarle e comporle su un supporto che è uniforme. Questo pezzo suona più chiaro, questo pezzo suona più scuro, questo pezzo è più alto e questo pezzo è più basso, ma piccole differenze. Quindi si è cominciato dopo a sistemare almeno i livelli e le equalizzazioni, ma in piccolissima parte, anche perché c'erano due concetti fondamentali. Intanto il formato PCM, che è quello che viene scritto, è un formato digitale, sta per Pulse Code Modulator, e è un formato codificato. Infatti, adesso vi faccio girare una cassettina intanto che chiacchiero, così ve la vedete. Questo qui è il primo master che è mai stato, che si utilizzava all'inizio per fare il compact disc. Ve l'ho portato uno perché è introvabile. Questo è un U-matic, è un formato tipicamente video, non è un formato audio. Questo è un 3 quarti di pollice video e vi faccio vedere quanto è affidabile questo supporto. Meccanicamente totale, lo puoi far girare. Guardatevi questa cassetta. Allora, questo è un formato sequenziale, qui sopra si scriveva il time code, da 0 a tutta la cassetta in formattazione, quella credo sia da 83 minuti, dopodiché semplicemente si fissava sopra il time code il primo, il secondo, il terzo brano, con degli editing fatti a mano, molto molto grezzi, quindi si utilizzavano delle console costosissime e che avevano delle capacità veramente limitate, soprattutto di fronte alle console digitali che conosciamo tutti noi. Cioè, credo che voi siate nati con il digitale tutti, no? Più o meno. Non penso che avete mai utilizzato supporti analogici? Benissimi anni. Tu li hai usati? Nastro? Mezzo pollice? Mezzo pollice. Ti sei trovato bene? È la stessa cosa. Quindi praticamente il mastering nasce esclusivamente con questa cosa. In uno studio di mastering tipico degli anni 80 voi avreste trovato più macchine per leggere le fonti originali, quindi mezzo pollice, quarto di pollice, dei convertitori, un DAT servocontrollato, un U-matic servocontrollato, tipicamente un 4000, e una centralina che serviva per pilotare queste macchine, servocontrollare queste macchine, e utilizzarle una come device di playback e una come device di registrazione, punto. Subito dopo la Sony comincia a sviluppare invece l'idea di poter manipolare l'audio e quindi mette fuori le prime unità che lavoravano secondo standard PCM, il DCB1000, la prima macchina equalizzatore a quattro bande, compressore monobanda, quindi full range, non c'era ancora multibanda, e limiting. 25 milioni di costo delle vecchie lire, quindi macchine costosissime, tecnologie costosissime. Tra l'altro, la scelta di utilizzare questo come supporto fonte innesca tutta una cosa che ce la porteremo avanti poi fino ai nostri giorni, cioè il concetto di utilizzare delle tecnologie tipicamente video adattate per l'audio. Diciamo che
per tutto questo periodo storico gli investimenti in ricerca sono sempre stati fatti nel campo video. Questa era una cassetta ormai diventata obsoleta per il mondo video, ma era high-tech per l'audio. Quindi con piccole modifiche, e la stessa cosa succederà fino anche ai tempi moderni. È continuato a succedere, tipo si è passati da Lumatic al DDP che veniva fatto su un nastro 8 mm, che è un altro formato tipicamente video, e così ad andare. Allora, quindi praticamente le tecnologie tendono in questo modo a evolversi esponenzialmente. Perché? Perché quello che noi conosciamo, molta gente è convinta che il mastering sia sì, un'ottimizzazione, ma una spinta di suono, quindi lo spingere il suono ai limiti estremi dove il suono può essere spinto, ma non è assolutamente così. Diciamo che si è andata innescando questa che voi tutti credo conosciate come Game War, quindi la guerra ad avere l'RMS più alto. Ma vi siete mai chiesti perché si è innescata questa guerra, perché siamo arrivati a questo livello ad avere degli RMS improponibili? Qualcuno lo sa? No? Dimmi. Non è questa la spiegazione, però. No. Sì. Almeno. Ti spiego perché. Prima del compact disc, il concetto di compressione su master era un concetto che non veniva neanche lontanamente accarezzato per un motivo tecnico. Si scriveva su vinile, abbiamo detto. Adesso ve la faccio breve. Comunque, quando scrivete un segnale analogico attraverso il pickup di gestione di un tornio per la scrittura per fare un transfer, praticamente tenete presente che, come regola generale, una bassa frequenza tende ad allargare il solco. Allora, voi sapete che sulla facciata di un vinile ci stanno, diciamo, 33 giri extended, quindi con un diametro 12, con un 33 come numero di giri di risoluzione. Abbiamo più o meno 17-18 minuti per facciata a 0 dB. Cosa succedeva? Se noi avessimo compresso il suono in ingresso, avremmo elevato il livello di RMS. Proporzionalmente al livello di RMS aumentato, sarebbero aumentate anche le basse. In pratica il solco sarebbe andato a scriversi molto più ampio. Per evitare che un solco andasse a toccare il solco vicino, rendendo ovviamente la scrittura inefficace, bisognava separare di più i solchi, quindi ci sarebbe stato meno materiale audio su quella facciata del vinile. In pratica quei nostri 18 minuti sarebbero diventati 15. Ok? Per riavere i nostri 18 minuti, cosa avremmo dovuto fare? Abbassare il livello d'ingresso del pickup, abbassare il segnale. In pratica, se avessimo compresso il segnale di ingresso prima di scrivere il vinile, avremmo ottenuto la scrittura di una fonte compressa, ma allo stesso livello della fonte non compressa, uditivo. Quindi non aveva senso farlo, semplicemente non c'era un effettivo guadagno. E questo perché? Perché la quantità di potenza del segnale nell'analogico occupa più spazio per essere gestita. Qual è la differenza fra l'analogico e il digitale invece? È proprio questa, che nel compact disc, indipendentemente che voi scriviate il rumore di una moneta che cade o un disco di Pantera, pesa sempre 10 mega al minuto, stereo. Allora, nel momento in cui la quantità di dati che voi state scrivendo non influisce più sullo spazio utile per scriverli, allora ha senso spingere una fonte. Può suonare di più non occupando più spazio. Capite? Quindi nel digitale ha senso questa cosa, nell'analogico purtroppo no, perché esistevano poi tutti gli standard. Le cassette venivano scritte sullo standard dello 0 dB, il transfer aveva questo problema particolare per cui il solco del transfer è vivo. Quando scrivete un solco per vinile è vivo. Più aumentavate il livello di RMS, più bisognava abbassare il livello di picco. E quindi non cambiava niente. Quindi diciamo che la guerra alla compressione è proprio un fenomeno tipico del digitale. Nel momento in cui si capisce che si può far sentire di più un disco semplicemente comprimendolo di più, allora perché non farlo? Si comincia a correre, il produttore vuole che il disco suoni di più di tutti gli altri. Queste cose qui. E ovviamente per arrivare a certe spinte le tecnologie si devono implementare e sviluppare secondo parametri che poi al momento non erano ipotizzabili, e però si sa poi com'è andata. Quindi tutte le tecnologie si sono
diciamo, espanse, nell'unico scopo di riuscire a ottimizzare il lavoro e a spingere il più possibile la fonte che si stava trattando. In questo modo si sono sviluppati dagli equalizzatori ai compressori, i compressori sono diventati multibanda, e il fatto di avere una compressione multibanda aiuta molto questo tipo di ricerca di un LMS estremo, per un motivo che vi spiego però fra un minuto, assolutamente. Anche i limiting hanno cambiato la loro gestione, e insomma tutta la tecnologia si è spinta verso la ricerca di un suono più potente. Non dimentichiamoci una cosa, che le tecnologie non si muovono mai uniformemente, non esiste un'asticella delle tecnologie che si alza così. È multibanda quell'asticella, cioè si alzano delle cose man mano e gli altri dietro a seguire per sfruttare questo tipo di innalzamento. Vi faccio un esempio stupido: i dischi erano fatti per essere suonati a quel tipo di livello analogico, tutte le piastre per le cassette, i piatti e tutti gli altri device di lettura, compreso il compact disc, erano fatti per avere la normale uscita a meno 10 sbilanciata, il famoso RCA, quello che conosciamo tutti. È per questo che il compact disc, quando è uscito, pur essendo un formato digitale, nella prima release, che è del 1983, già veniva presentato con l'uscita RCA a meno 10 sbilanciata. Perché? Perché era un formato che la gente già conosceva. In pratica una tecnologia funziona quando si inserisce all'interno, senza fare troppo rumore, all'interno di un sostrato che esiste già. Il problema del perché il Blu-ray ha avuto tutta questa difficoltà da attecchire era perché la macchina costava tanto, e con il semplice non potevi leggere un Blu-ray su un lettore che già avevi, tipo un lettore DVD, era una tecnologia differente. Per leggere un Blu-ray ti dovevi comprare il Blu-ray, per leggere un Super Audio CD ti dovevi comprare il Super Audio CD, tutte dotazioni che comunque sono costose. L'evoluzione del Blu-ray in pratica la dobbiamo tanto anche alla PS3, che è un lettore Blu-ray e che costa meno che comprare un vero Blu-ray. Quindi diciamo che bisogna adattarsi a questo. Quando aumentano, cambiano gli standard, i costruttori, gli sviluppatori di macchine dedicati al consumer tendono a seguire l'onda. Infatti dagli anni 70 ad adesso sono cambiate anche le tecniche costruttive dei CONI, degli amplificatori, di tutto quello che ci sta intorno. Negli anni 70 i CONI venivano fatti con un impasto di cartone per di gatto, poveri gatti, era un nylon naturale, quindi avevano una tolleranza di un certo tipo, e i monitor venivano costruiti secondo un principio molto semplice: vuole basse frequenze, serve il cono grosso. È così. Quindi anche la tecnica costruttiva delle casse, degli speaker, degli elementi di riproduzione poi del suono, sono andati avanti sviluppandosi per reggere le pressioni sempre più elevate, che intanto si provvedeva a fornire sviluppando le macchine per gestirle. Quindi tutta una cosa a catena. Quindi praticamente tutta la tecnologia è andata avanti in questo modo. Allora, tipicamente quando venivano fatte le prime elaborazioni di mastering, io personalmente faccio questo lavoro dall'89, quindi ho iniziato a fare i miei dischi veramente nel 90 e quindi ne ho fatti un po' in tutti questi anni. E la finalità, cioè quello che doveva fare il fonico di mastering era semplicemente, ma per i primi 4 anni di attività, che poi equivalevano a dire che la tecnologia del mastering esisteva da 10 anni perché è nata nell'80, per tutti i primi anni l'obiettivo non era quello di potenziare il suono, era di creare una fonte uniforme da sentire, cioè piacevole, nel senso non doveva esserci tanta discrepanza tra il primo, il secondo e il terzo brano. Quindi tutti gli interventi che si richiedevano al fonico di mastering non erano degli interventi molto invasivi all'interno del mix. Diciamo che si rispettava molto di più quello che era il mix di partenza, o meglio, si riteneva che la parte artistica della musica si concludesse con il mix. Non esisteva una parte artistica nel mastering. Ecco, l'evoluzione che c'è stata in questo lavoro invece ha portato a questo. Cioè, è passato questo lavoro dall'essere una semplice operazione di messa in standard di una cosa rispetto a un'altra, a diventare una cosa fondamentale. Io ho avuto per anni dei clienti che neanche più mixavano,
venivano a fare tutto il mastering, che è follia, sinceramente. Però si è arrivati anche a questo, a sostenere, cioè si sono sentite delle cose fuori dal mondo. E infatti il mastering si porta dietro anche questa fama un po' di esoterismo, di cose che non si sa bene che cazzo si sta facendo, ma non esistono queste cose. Io non sono un mago verdino, capito? Nessuno fa i miracoli, quindi sono tutte operazioni. La differenza è proprio questa, che si è passati dal gestire questo lavoro come una cosa molto tecnica, è diventata una cosa anche artistica. E infatti adesso ci sono delle serie possibilità di mettere concretamente mano a un mix in modo veramente pesante, e addirittura modificando quella che è la natura originale del mix. E qua inizia tutto un discorso relativo a quella che è proprio l'approccio del fonico di mastering. Come vi ho detto, all'inizio l'approccio era quello. Dobbiamo creare una cosa che sia uniforme da sentire, punto. Poi si sviluppa questo approccio. Cominciamo a fare una cosa che sia piacevole da sentire, ma che suoni un dB più di quell'altra. E va bene, e si va avanti così. Adesso le tecniche hanno raggiunto uno sviluppo veramente high-tech. In pratica, per chi fa il mio lavoro, più o meno ci si abitua a considerare la musica un po' come il cubo di Rubik. Sapete che cos'è, no? Il cubo. È una matrice. Quello che voi conoscete come una fonte stereo, che poi è quello su cui lavoro io giornalmente, in effetti non è due canali. È una matrice. Potete vederla come un cubo diviso in tot cubi a loro volta, esattamente come il cubo di Rubik. In che modo? Esiste la tecnologia dei compressori multibanda, quindi si dividono un tot di bande in questo senso. Ma esiste anche la tecnica di mid-siding, che permette di scorporare per sottrazione di fase il canale centrale dai laterali. L'unione di queste due semplici tecniche ti permette già di lavorare su una matrice a 3D. In pratica, io posso controllare il suono di una chitarra che lavora a 3000 Hz senza andare a toccare la cordiera del rullante che sta sempre a 3000 Hz. Lo posso fare. E senza avere il rullante e la chitarra separata. Semplicemente con un lavoro corretto di posizionamento e di intervento sulle fasi. Poi vi spiego in dettaglio anche questa cosa delle fasi. Ciao, prego. C'è un goccio d'acqua. Grazie, va. Intanto avete domande su questa prima parte? Io sto andando a ruota, quindi partecipate anche voi. Niente, tutto piano, sono bravissimo. Allora, un'altra cosa che ritroverete ad affrontare, parlando con svariati fonici di mastering, come immagino parlando con svariati fonici di mix, vi sarete accorti che diciamo che ogni fonico ha un po' le sue idee. No? Ognuno ha i suoi punti di vista di partenza e le sue scelte artistiche. È un discorso di trovare la cosa che va meglio per te, nel senso, io personalmente non ritengo che l'analogico sia bene, il digitale sia male, tutti questi discorsi che non stanno né in cielo né in terra. Ritengo che l'analogico e il digitale siano operazioni selvagge. Ritengo che siano semplicemente due cose veramente diverse. L'analogico ti permette di fare delle cose che il digitale non fa, e il digitale ti permette di fare a sua volta molte più cose che l'analogico non è in grado di fare. In pratica, un fonico dovrebbe prendere il meglio da questi due mondi e unirsi. Quindi, quello che ogni professionista fa, ma non soltanto nell'ambito della fonia, ma penso in qualunque ambito lavorativo, è praticamente questo, di conoscere molto bene gli strumenti che hai in mano. E poi decidere con la tua creatività di porre questi strumenti e di utilizzarli componendo come un quadro, utilizzandoli nel modo più giusto per quello che è la tua natura. Io per esempio personalmente preferisco utilizzare gli equalizzatori digitali esclusivamente come sottrattivi. In pratica non mi piace equalizzare con i digitali, mi piace di più utilizzare un'equalizzazione analogica, perché è meno sterile, perché ha una riproduzione armonica che al digitale è sconosciuta e soprattutto perché sono equalizzatori che hanno personalità. Quindi sono in grado di darti una certa soglia di colore, e non lo fanno attraverso un'emulazione o un algoritmo, lo fanno attraverso quella grande figata che è l'imperfezione naturale. La musica, tenete presente questo perché è una cosa veramente vera, è corrente elettrica.
voi state parlando di tensione e di corrente, il perché un amplificatore degli anni 60 suona meglio di un amplificatore di adesso sta semplicemente legato all'imperfezione di come lo facevano e alla, al fatto che veniva gestito esclusivamente come corrente. I trasformatori li facevano su a mano, ragazzi, a mano, e a mano vuol dire che l'avvolgimento che tu fai è molto imperfetto, non è assolutamente filtrato, genera delle frequenze spure che creano musicalità e fanno suonare tutto. Adesso stiamo parlando di amplificatori che vengono gestiti in digitale con degli trasformatori che sono switching, che hanno delle bellissime caratteristiche, non hai il picco, non hai tutta una serie di altre robe, ma in pratica non suonano un cazzo, scusate il francesismo. È molto più difficile. Un cacchio di trasformatore attaccato a un canale semplicissimo ti dà una riproduzione armonica che tuttora è sconosciuta. Costa, ma è così. Quindi, è quello che vi dicevo, va a scelta. Voi parlerete con fonici che vi diranno oh, l'analogico, che merda, fa uscire cose, cazzo, faccio tutto digitale, bellissimo. E magari fa delle cose bellissime. Cioè, non è per niente limitante questa cosa. È un discorso di cultura e di scelte. Quindi non c'è il giusto e lo sbagliato. Io personalmente tutte le fasi di compressione, di limiting e di equalizzazione additiva le faccio tutte in analogico e non mi pentirò mai di questo. Tutto quello che è il sottrattivo è il digitale. E attenzione, il digitale ha cambiato la vita di noi fonici. Io ho passato periodi in cui per fare una cosa stupidissima, tipo dare un dB di più al ritornello, capita che ti arrivino dei mix, tu li ascolti e cazzo, cioè, c'è la strofa che suona più del ritornello. Perché purtroppo capita di trovare degli errori grossolani quando ti arriva del materiale, ma non perché magari il fonico o la band non siano bravi. Semplicemente la musica è multilivello e multitasking. E più sei fonico e più hai dei livelli che vedi. Io posso ascoltare lo stesso pezzo 100 volte concentrandomi ogni volta su una cosa diversa. Questa volta sto sentendo quello, poi quell'altro e succede un po', può succedere l'effetto pagliuzza nell'occhio. Vedo la pagliuzza, non vedo la trave. C'è gente che si fa delle menate e poi mi arrivano i master e non c'è la rullante. Ho dimenticato. Mi mute. C'è cazzo la rullante. Allora, ti capitano dei problemi di questo tipo. La strofa magari suona benissimo, tutta bella aperta, il ritornello non suona. E nell'economia della musicalità di un pezzo, io mi aspetto che lì esploda. Non esplode. C'è un problema. Una volta, per correggere questa cosa, dovevi andare a mano e a registrare. Quindi si facevano i famosi mix, tot mani, sul mixer, tutti insieme sincronizzati, meno 3, meno 2, meno 1, attacca l'equalizzatore, metti questo, metti il casino. Adesso col digitale, non soltanto hai le automazioni, ti risolvono una montagna di cazzi, ma fai addirittura le curve di equalizzazione, cioè di dinamica. Io personalmente non devo semplicemente darti un dB, posso anche decidere come quel dB arriva, capisci? Disegnarvelo, fare delle cose veramente fuori dal mondo. E tutte le tecniche che normalmente venivano utilizzate prima in formato molto più grezzo, grazie alle automazioni digitali, sono diventate potentissime. Il mid-sizing, che è una tecnica che permette per esempio di dilatare o di stringere la stereofonia, semplicemente che cosa fa? Non fa nient'altro che per sottrazione di fase dividere tutto quello che è il mono da tutto quello che è lo stereo. Voi lo sapete ovviamente, spero, perché la cassa è una a destra e una a sinistra e voi sentite i suoni in mezzo. Che mi risponde? Perché avete due casse, una di qua, una di là, i suoni che sentite in mezzo? E si crea l'immagine fantasma. Più semplice. Cosa senti in mezzo tu? Il mid. Sì? E che cos'è il mid? Centro, cioè dove le... è la somma di left e right. No, il mid è semplicemente tutto quello che c'è di uguale a destra e a sinistra. Tutto quello che hai assolutamente identico in uscita dalle due casse, il cervello lo codifica nel mezzo e codifica gradatamente aprendolo tutto quello che c'è di sempre più diverso. Quindi tu con la sottrazione di fase che cosa fai? Semplicemente dici, boh, tutto quello che è uguale lo metto qua. Poi sottraggo quello che è uguale all'intero e quindi che cos'ho? Ho quello che è diverso, il mio site. In pratica, quello che voi andate a fare quando dilatate la stereofonia è perché il nostro cervello, come vi ho detto,
codifica una differenza di volume fra il mid e il side, non in questo modo. Cioè, scusate, ho avuto giù questo. Non il mid e il side. Il nostro cervello lo codifica così. Più aumento il volume del side in proporzione al mid, più sento aperto, ok? Però in pratica, io quando aumento il side, sto alzando quello che c'è nel side. Normalmente in un mix, che cosa mettete sul side? Le chitarre elettriche, le doppie, e le metti sempre laterali. Hai il ritorno dei reverberi e di tutti gli ambienti, per forza. Mandata mono, ritorno stereo. Hai le batterie, panoramici, e quello stereo. Hai il synth, che adesso di poi un altro discorso sui synth lo facciamo dopo se non sappiamo. Però hai il synth. Quindi in pratica voi sul side che cosa trovate? Trovate le chitarre, trovate i reverberi, trovate gli ambienti, trovate dei synth. Quando voi andate ad alzare il side, è vero che il vostro cervello interpreta questo così e dite che bello, la sferofonia, una figata, ma in pratica state cambiando il livello di mix che è stato scelto. Voi vi state alzando le chitarre, vi state alzando la quantità degli effetti che sono stati messi, vi state alzando la quantità degli ambienti. Allora, quello che vi sto cercando di spiegare è che l'attitudine del fonico di mastering è variabile, devi sempre sapere, uno, con chi hai a che fare, e due, su che cazzo di prodotto stai lavorando. Anzi, c'è anche un tre, dove va a finire quello su cui stai lavorando. Queste sono le tre cose da calcolare prima di iniziare a fare qualunque tipo di lavorazione. Perché? Perché ci sono dei mix che arrivano da gente che mixa, quindi professionisti veri, con artisti veri, e non accettano che tu vada a toccare una cosa che è stabilita in mix. Quindi, se tu sai di avere a che fare, te ne accorgi con l'esperienza, sai che hai a che fare con un progetto vero, che ha una base artistica seria, che è stato fatto per un motivo, l'attitudine corretta del fonico di mastering deve essere cautelativa, deve essere, ti riesco a ottimizzare questo prodotto facendotelo suonare 8 dB in più, non cambiando le proporzioni e i rapporti che tu hai scelto. Questo è un gran bel lavoro di mastering. Poi ti capita il concetto che ti arrivano anche dei prodotti che cazzo li metti su e dici, cioè è veramente l'asino Mariuccia, capito? Allora in quel caso lì ovviamente non puoi avere un'attitudine da fonico di master in puritano, cioè a quel punto fai tutto quello che ti viene in mente per cercare di sanare la situazione, ma dipende con che cosa c'hai davanti. Nello stesso modo, faccio un esempio stupido ma concreto. Qualche mese fa io ho avuto il grande onore di rimasterizzare tutti i dischi degli Area, dai master originali con il gruppo presente in studio, quindi con gli Area lì. Qui stiamo parlando di dischi del 74, dal 74 al 77, 78, che hanno cambiato la storia di musicisti, di un sacco di musicisti, me compreso. Capito? Quando me, dopo 40 anni, non è mai stato fatto il master di questi dischi. Partiamo da questo presupposto. Non esisteva il concetto di master nel 74, l'abbiamo spiegato prima. Master nasce nell'80. Non è mai stato fatto il mastering di questa roba. L'ho fatto io per la prima volta nel 2013. Ok? Quindi, quando ti capitano in mano queste cose, sono dei pezzi di storia, dei pezzi d'arte. Io la prima cosa che mi è capitata da pensare è stata l'attitudine. Cioè, il disco non suonava particolarmente bene, però, guarda caso, generazioni di fonici e di personaggi lo conoscono così. Allora qua c'è un problema che devi valutare. Deve essere cautelativo il lavoro del fonico di mastering? Oppure facciamo un mastering? E quindi presentiamo una cosa che è completamente diversa da quella che è uscita nel 74, che è molto più moderna, ok, ma che non è cautelativa a livello di suono. E qui è questione di approccio. Io ho iniziato sto lavoro prendendo la band e dicendo, ragazzi, io sono in imbarazzo, cosa dobbiamo fare? Io sti dischi io ho paura a metterci mano, perché lo facciamo cautelativo, che è una cosa che sinceramente ci stava, oppure facciamo un vero mastering. Loro non avevano mai fatto il mastering, hanno scelto la seconda opzione, meno male, così abbiamo fatto dei dischi che suonano. Però aveva senso farsi porsi questa problematica subito, capito? Perché sennò il fonico di mastering ha degli strumenti potenti e rischia veramente di fare delle devastazioni, di prendere dei dischi e distruggerli. E non sapete quante volte questa polemica salta fuori, in mille casi, capito? Perché tante volte tu ascolti mix, ti piacciono, poi torna il masterizzato. Ragazzi, va fatto in un certo modo, è un lavoro molto, molto, molto preciso.
preciso e molto 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 rischioso. Quindi è una questione di attitudine, come tutte le cose. Mi fate due domande, bevo intanto. Niente da chiedere, eh? Oh, bravo, dimmi. Io volevo capire se l'avvento dell'MP3 o di altre forme di musica, cioè strumenti e supporti di musica digitale più moderni, che non so se esistono, se si diffondono, se ha modificato il mastering e in che direzione. Bella domanda. Allora, sì, decisamente. Allora, beh, l'ha modificato nella stessa misura in cui tutto quello che ogni fase storica di volta in volta ha portato all'attenzione ha modificato, nel senso, nel 90-95, parliamo di qualche anno fa, uno studio di mastering non faceva un master, già allora se ne realizzavano più di uno. Perché? Perché c'era sempre dove deve andare a finire questo lavoro. Si faceva un master per il vinile, un master per il compact disc e un master per la radio. Perché? Perché la radio comprimeva il segnale in uscita in un modo pesantissimo con dei processori che storicamente si usavano gli Orban. Fondamentalmente sono dei limiter multibanda molto 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 aggressivi. La radio ovviamente perché li metteva? Semplicemente perché tu ascolti la radio, non devi stare lì col volume a spipolare. Rasano tutto quello che passa dentro viene stato compresso, il livello medio di uscita è uguale per tutto. Quindi ti stai ascoltando la filarmonica o in pantera. Come ce ne qua oggi, non so perché. Quindi la radio tende a fare quello, ma è normale che se tu hai già compresso molto violentemente un master perché hai fatto un CD che vuoi che suoni così, la radio viene compresso due volte e quindi suona molto male. Allora, quando c'erano i soldi, si tendeva a fare il master per il CD. Il master per il CD con meno compressione, che si dava solo per la radio e serviva appunto per compensare la compressione aggiuntiva che sarebbe stata data dalla radio dopo, e un master per il vinile con ancora meno compressione, che suonava con tutta la dinamica aperta, ma c'erano i soldi per realizzarlo. Una delle cose che è successa è che le produzioni una volta costavano 400-500 milioni, costava fare un disco, seriamente. Quindi, due cose fondamentali. Uno, non facevano i dischi ciarlatani. Tutti quelli che facevano i dischi erano bravi, tutti. Voi, non esiste un disco degli anni 70 che sia fatto male. C'è il disco che ti piace, c'è il disco che non ti piace, c'è il genere che non te ne frega un cazzo, c'è il genere che adori, ma non esiste un disco fatto male. Cioè, tutti quelli che arrivavano a fare quella roba avevano alle spalle una società che investiva cifre pesantissime, non esisteva il privato che si produceva le cose. Adesso invece è tutto ridotto all'osso. Si può fare un disco anche con 5.000 euro adesso, capisci? Quindi diciamo che si è arrivati a... Sono tutti fonici, fanno tutti mastering, tutti sono artisti, sono tutti musicisti eccezionali, tutti suonano nel Dream Theater, tutti sono filosofi della musica e di tutto quello, praticamente sono tutti super, e che vuol dire che non lo è nessuno. C'è stato un abbattimento proprio totale e infatti, cioè, non è che vi insegno io come va la musica in questo momento. Invece, tornando alla tua risposta, che tento a perdermi un po' via, sì, allora, ha influito parecchio, però diciamo che la principale evoluzione la stiamo per vedere adesso, perché per esempio la rivoluzione fondamentalmente è stata iTunes, quella che ha cambiato veramente tutto, perché in sé il formato MP3 in sé il formato MP3 è semplicemente un formato leggero che è nato per poter essere utilizzato nel trasferimento dati con le reti non troppo veloci dell'epoca e per poter scambiare musica sulla rete. Come l'ho detto, non l'hanno vista. Detto. Dopo quello che fa la domanda più interessante se la tiene. Facciamo questo concorso. Vinci l'umatic della vita. Vinci l'umatic, dai. Quindi adesso praticamente iTunes ha iniziato col formato che era quello più in voga, che era l'MP3. Poi è passato in un secondo tempo all'MPEG 4. Perché? Perché è un formato adattivo. C'era la possibilità di riconoscere che numero di copia era quella che tu avevi. Quindi potevi fare solo un tot copia del file senza poterlo riprodurre all'infinito. Adesso da un paio d'anni iTunes utilizza un formato che si chiama ACI.
è un formato basato a una compressione dati 10 a 1 tipica ed è basato sul, sull'essere rispettoso del transiente, della velocità. Allora, diciamo che rispetto all'MP3 suona molto meglio, intanto. Hai comunque una perdita delle bande estreme. Quindi, tendenzialmente, anche nell'MP3, la grossa differenza fra un file non compresso e un file compresso, voi lo sentite sulle bande estreme. È lì che si va a prendere, a guadagnare il maggior peso possibile. Allora, quando viene fatta la conversione, per esempio per iTunes, la conversione chi la fa? La fa direttamente iTunes, quindi loro ti chiedono dei formati non compressi, quindi tu non stai sentendo che cosa gli stai mandando, perché tu gli mandi il prodotto per il compact disc. Poi la compressione viene gestita direttamente da iTunes, che lo mette in vendita con la compressione fatta da loro. In pratica, fino adesso, tu non eri in grado di sentire la compressione del tuo file prima di averla in acquisto sulla piattaforma iTunes. Non te la faceva sentire nessuno. Allora, iTunes ha comunicato proprio un annetto fa con tutti gli studi di mastering del mondo, dice, facendo questo bel discorso, noi siamo lo studio di, siamo il negozio più grosso del mondo, voi siete i nostri fornitori primari di contenuti, quindi abbiamo piacere a farvi capire esattamente come funziona la nostra piattaforma affinché voi possiate ottimizzare il materiale che ci consegnate per la piattaforma che conoscete. E cosa fanno? Forniscono dei plug che permettono di sentire in tempo reale la codifica AC. Quindi io adesso, come studio di mastering, in pratica che cosa posso fare? Posso farmi il mio bel master per CD e ascoltarlo semplicemente in non compresso. Una volta che è tutto pronto, che cosa faccio? Vado a farmi in tempo reale la conversione. E attenzione, il codec è sempre aggiornato e non è un codec simile. È lo stesso codec che usa iTunes per fare la compressione. E in più te lo fa sentire in real time. Quindi si fanno quelli che sono i famosi master per iTunes. In pratica che cosa fai? Ti accorgi che la perdita che hai avuto è sulle bande estreme, dai una compensazione. Salti dal compresso al non compresso, aggiungendo questa compensazione, finché non trovi il tuo suono giusto. Cioè riesci a ricreare quello che perderai, lo aggiungi. In pratica, se poi vai a sentire il non compresso, ti accorgi che hai una curva abbastanza malsana, ma dopo la compressione ritornerà fluida. È un po' come l'interfaccia RIA per il vinile, ok? Che tu fai quando fate un vinile, avete questo famoso vinyl cutting, cioè viene fatta un'equalizzazione sottrattiva prima di scrivere il materiale all'interno della vinilica. Perché? Perché poi quell'equalizzazione che voi avete tolto viene restituita in fase di ascolto attraverso l'interfaccia RIA, che non è nient'altro che un equalizzatore. Questa è la stessa cosa. E perché tu dici si tolgono per voi metterle? Perché alcune frequenze manderebbero in risonanza il pickup. Quindi perché si è studiata questa cosa di equalizzare, scrivere una cosa equalizzata e poi rigenerare l'equalizzazione post? Perché alcune frequenze, se fossero state scritte così come sono, avrebbero mandato proprio in oscillazione il pickup. Non si sarebbe scritto un bel solco. Invece col vinyl cutting tu riesci a scrivere un solco molto bello, molto pulito, molto lineare, e tutto quello che hai tolto è l'interfaccia RIA che te lo restituisce dopo. Quindi è questa più o meno la stessa cosa. Più o meno. Altro? No, sei anche soddisfatto come... O ti riferisci ad altro? No. Giusto. Okay. Allora chi lo vuole vincere questo Matic? Nessuno? Io ho una domanda. Okay. Io ho sentito che stanno cominciando a pensare di fare una normalizzazione dell'RMS. Sì, anche è vero, iTunes lo sta facendo. No, non è che ci stanno pensando. Allora, nel codec che ti danno questa cosa non esiste, però in pratica è vera questa cosa che dici. Vorrebbero fare in modo di non avere degli RMS così spinti, o meglio, vorrebbero che sulla loro piattaforma più o meno la musica che viene venduta venisse venduta più o meno con la stessa resa ed efficacia. Quindi se tu in pratica rimanderai un master con un RMS a meno 8, è probabile che loro non soltanto te lo convertano in AC, ma lo ribassino di livello. Magari te lo portano un RMS in meno 10. Capito? E lo stanno facendo per un discorso di uniformità. Io spero che questa cosa la facciano e la facciano seriamente, perché
nell'economia del mio lavoro, egoisticamente, io mi sono un po' rotto i coglioni di lavorare con degli RMS a meno 8, sono un'assurdità, ragazzi, non c'è più musicalità, non c'è più dinamica, non c'è più niente. Io adesso personalmente tendo da un po' di anni a lavorare in questo modo, a farmi il picco massimo estremo che posso raggiungere senza toccare quello che è l'economia di una cassa in proporzione a un basso, cioè mantenendo una dinamica accettabile. E poi che cosa faccio? Vado a ricostruire tutta la dinamica che si è persa. In pratica, quando voi andate a comprimere un file, lo scarto che avete in un mix che magari ha una headroom di 16 dB, 18 dB dove muovere la roba, avete una dinamica pazzesca in 16-18 dB. Quando voi andate a comprimere, portate quei 16 dB a 8 dB. In pratica, il normale scarto dinamico che nel mix è bellissimo, fra la strofa e il ritornello, voi lo perdete. Cioè, vi sentite il mix che entra il ritornello, pam, e arriva proprio uno scarto dinamico notevole, magari anche di 5 dB, capito? Una roba bella. Andate a comprimere e vi accorgete che il ritornello è là. La strofa si è elevata, ovviamente. Quindi quello scarto lì non è più di 5 dB, è di 2. Allora, in pratica, intanto bisogna tenere presente una cosa. Che il sistema nostro binaurale, l'orecchio, è un sistema vivo. Dentro abbiamo un compressore naturale, noi. È un compressore che è fatto per tutelare l'organo stesso da pericoli che possono arrivare da fuori, picchi di livello o altre cose. In pratica l'orecchio tende a chiudersi quando gli arrivano delle forti cose di segnale per proteggersi. La potenza di una fonte musicale sta nei bianchi, nei chiari e negli scuri. Cioè, se tu prendi un disco, lo comprimi tutto a 8 dB, i primi 4 secondi lo butti su e il tuo orecchio percepisce la botta proprio, boom, che volume c'ha, pazzesco. Sì, ma dopo 4 secondi che tu lo stai sentendo, quello è diventata la media dell'orecchio. L'orecchio si è abituato a prendere lo standard su quello che tu gli hai dato all'inizio. Il vecchio trucchetto da caramellai che stava nel facciamo l'inizio di un pezzo bassissimo, così entra la trambata, perché? Perché la gente stabiliva il volume sull'inizio del pezzo, è una cosa che funziona. Sai quanti dischi facevano così? Cioè, in pratica, visto che volevano che il disco si sentisse alto, il volume, cosa facevano? Mettevano un intro, basso, 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 basso. Tu andavi a sollevare il volume perché dici, cazzo, è basso sto disco. Poi iniziamo il disco. Grazie, Ciccio. Capito? Quindi quelle cose lì funzionano. Se voi mi fate tutto un disco che è meno 8 di RMS, non è potente, è assolutamente l'opposto della potenza. Volete la potenza? Fatemi arrivare a 10 secondi a meno 8, poi sgonfiamo, il nostro orecchio prende un altro standard, gli arriva di nuovo la botta, diventa dinamico e diventa emozionante. Quindi quello che deve fare il fonico di mastering oggi, che cos'è? È mettere insieme una richiesta di RMS molto elevata con una richiesta di musicalità che mi fanno le mie orecchie, di fare il prodotto molto potente ma non snaturare neanche il mix. Insomma, capite che ci si muove in un letto dove c'è una coperta troppo corta. Tiri da una parte, ti si scollano, ti si liberano i piedi, copri i piedi, ti si libera la testa, quello è. Quindi si sviluppano delle tecniche per poter fare queste due cose meglio possibile. Ecco, le automazioni digitali, che vi dicevo prima, sono ormai diventate fondamentali, non si può più vivere senza. Poi, dai, domandina, grazie. Allora, tutto chiaro? Sì. Intanto intendiamoci sul concetto di distorsione, perché tutti i dischi moderni sono distorti, tutti, non ce n'è uno che abbia un RMS a meno 8 che non sia distorto. Bisogna capire che perché c'è distorsione e distorsione, ragazzi. Ci sono le distorsioni armoniche e ci sono le distorsioni disarmoniche, quelle brutte da sentire. Il perché, per esempio, ecco, quello di cui mi parli tu, penso ti riferisci a un L2, a un L3, insomma, il limiter della Waves.
Intanto non è un compressore quello che stai utilizzando, è un limiter, è una cosa diversa. Il compressore che cosa fa? Riduce lo scarto dinamico fra il picco minimo e il picco massimo di un'onda. In pratica tu hai un'onda che è questa, il compressore cosa fa? La stessa onda la comprime, appunto, riducendo tutte e due i laterali, ok? Quindi liberando dello spazio di volume che tu col make up del compressore gli restituisci, e fa un tipo di operazione. Il limiter no, il limiter, soprattutto quelli di cui parli tu, sono costruiti in una tecnologia che si chiama breakwall, che la dice lunga, spacca muro, e non sono nient'altro che dei muri. In pratica riescono a sono molto musicali da un certo punto di vista, perché tendono a non modificare il transiente. Voi sapete cos'è un transiente, vero? Cioè, se sapete, se qualche parola non la capite, il transiente lo sanno tutti cos'è? No. Allora, no, se no non potete capire. Il transiente è il tempo, diciamo, che intercorre dall'inizio alla piena esecuzione di un suono. Quanto è veloce il suono ad arrivare alla sua massima efficacia? Una cassa, per esempio, questo è un transiente veloce, ok? Quando attacca velocemente, pa! Quello è il transiente. Un qualunque compressore modifica il transiente, perché nell'incuneare la forma d'onda lo rende più lento. Il limiter, che dice lui, no, il limiter è un muro, quindi il transiente non si modifica, però si crea la famosa onda quadra, viene fisicamente tagliato. Quello che vi dicevo prima delle compressioni, cioè delle distorsioni buone o delle distorsioni cattive, è un concetto che non so se conoscete. Conoscete il concetto delle armoniche pari e delle armoniche dispari, vero? No, un po' troppo evoluto. Se chi, qualcuno ne sa qualcosa? Allora, in pratica, allora, vi faccio un preambolo veloce, tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando. Parlavamo prima degli amplificatori, gli amplificatori transistor e gli amplificatori a valvole. Perché si tende a dire che un amplificatore a valvole ha un suono caldo? Cosa si intende per suono caldo? Dimmi, dimmi. Dispari. Restituisce armoniche pari e soprattutto una tensione di soglia maggiore. Quindi sta più grande. Per te, vuoi anche pneumatic? Madonna, mi hai fatto la domanda. Allora, sulle risposte non lo do, solo sulle domande. Bravissimo, bravissimo. La valvola ha questa caratteristica. Allora, un transistor che cosa fa? Riceve un segnale troppo alto per poter essere gestito. Lo taglia. Fa esattamente quello che fa un limiter. Genera un'onda quadra. Nel generare questa onda quadra esiste una riproduzione armonica insita in questa operazione, ma le armoniche che vengono create sono tutte armoniche dispari. Cosa significa? Significa che se voi state generando una frequenza, un La, 440 Hz o 220 o 440, quello che è un La normale, le armoniche pari sono quelle che vengono riprodotte duplicando per 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 per, ok? E quindi queste armoniche pari sono tutte intonate. Sono tutte armoniche intonate. Tutto quello che voi generate è armonico, è intonato. Il limiter, che quello che succede invece nella corrente che passa attraverso un amplificatore a transistor saturato, è una cosa diversa. Riproduce le armoniche dispari, cioè è come se voi le moltiplicaste non per 2, 4, 6, 8, 16 o 32, ma per 3, 5, 7 e tutto quanto. In pratica, il conto che voi andate a fare, vedete che vengono generate delle note fantasma che non sono armoniche, sono stonate. Quindi, perché si dice che la distorsione del transistor fa schifo e la distorsione invece della valvola è morbida e calda? Semplicemente perché la valvola non genera armoniche dispari, genera quelle pari. È tutto un altro modo di gestire la cosa. Questo è un po' la spiegazione del perché. È un po' semplicistico quello che mi dicevi di mettere il limiter e spingere. Ti cambia tutte le proporzioni e tutti i rapporti. E in più sapere. E te lo dico, è inevitabile. Cioè, succede. Sì. Qui ci sono due impostazioni, una è il gap, sì, e l'altra mi pare out, cioè,
è la stessa, sono gli stessi parametri di un L2, normalissimi. Sì, sì. È praticamente la quantità di guadagno e l'uscita. Molto, molto semplicemente. Ma sono tutti dei limiti quelli, in tecnologia agricola. Tra l'altro, avrete notato una cosa, avrai notato una cosa. Tu possiedi quindi un L2, un L3, questi plugin li hai, non li usi. Qual è l'unico parametro che ti viene dato? L'automatic release control, quella che si chiama ARC, il release. Quello lì è fondamentale. Tu non mi dire che sei uno di quelli che accende il plugin e lo tiene abilitato. Io ho già capito. Allora adesso ti do un compitino a casa. Allora, anzi, ti do due cosettine che ti serviranno per imparare a fare mastering. La prima cosa, regola di base, ed oro. Tutte le volte che andate a comprimere dinamicamente una fonte, mettetevi nella condizione di ascoltare l'originale e il lavorato allo stesso livello. In pratica, tu guadagni 8 dB di limiter mettendo l'L2 sul tuo bass master, va benissimo. Duplica la fonte originale, la metti su un altro bus e togli gli 8 dB di guadagno in volume all'uscita dell'L2. In pratica, quando salti dalla fonte al compresso, devi sentire lo stesso livello. Allora, in quel caso, capirai che cosa stai facendo con la compressione. Ti accorgerai sicuramente che cambieranno i transienti, che la ritmica non è più cattiva come era prima, la stai perdendo. Ti accorgi che 90 su 100 il fusto del rullante va via, come va via il transiente intorno ai 160 Hz del basso. Cioè è una zona proprio che perdi di un'allegria. Il problema è che non te ne puoi rendere conto, perché tu quando armi il plugin hai 8 dB di guadagno in più. Ti sembra tutto figo. Cioè passi da una roba che suona poco, guardate, boom, oh che bello. È bello perché non stai ascoltando, stai sentendo. Invece devi proprio ascoltare, capito? Allora, ascoltare vuol dire questo, vuol dire che ti devi mettere in condizione non di confrontare le mele con le banane, ma di confrontare le mele con le mele. Per confrontare le mele con le mele devi metterti sul piano di avere tutto sempre equiparato di livello. Se adotti questa semplice cosa, capirai da te quanto è importante gestire le release e gli attacchi di un compressore e quanto danno può fare un limiter schiantato così a caso. Però fidati, falla questa prova, fatela tutti se avete tempo e voglia, perché vi fa ragionare. Vi accorgerete che tante cose, se non le sapete, non ve ne accorgete. Ma una volta che poi ci fate caso, non sono una roba da poco. Sono quelle che poi compongono il mio lavoro. Tutto qua. Pausa? Cioè, esiste il concetto di pausa? Pausa, ragazzi! Ok. Ragazzi, è ancora qua, eh? Guardatelo, non mettetegli gli occhi sopra troppo a lungo, potete vincerlo, quindi vedo. Allora dai, chi si offre? Io volevo fare una domanda, però grandissimo, più di carattere non tecnico, nel senso, stai già sentendo l'odore di stomatico. Volevo chiedere cosa consigliavi tu per inserirsi in un ambiente professionale in questo genere, cioè, c'è bisogno di fare scuole, di fare pratica, di fare... Allora, mi hai fatto una domanda molto, molto più difficile del pianista. Io, fra parentesi, ho insegnato alla SAI per 5 anni. Insegnato, facevo le ultime lezioni del corso delle classi SAI, di mastering appositamente. E ti dico che, allora, la preparazione ci vuole, perché comunque tu devi avere una competenza tecnica. In pratica io mi sono trovato a relazionarmi con fonici appena usciti dalle scuole che non sapevano cablare una DI, attaccare una chitarra o un mixer. Sembra incredibile, ma è così. Pieni di minchiate in testa e poi non erano in grado di fare tecnicamente delle cose di una banalità imbarazzante. Ho trovato gente che era bravissima a fare il lavoro e non sapeva tecnicamente un cazzo, però... Gente che è sempre stata nei palchi, sui live, Charles Graham, magari non sa perché quella cosa si fa, ma sa come si fa. In pratica, quello che veramente una scuola ti dà è la certificazione, è la possibilità di inserire in un curriculum. Io ho fatto anche questo, valgo più di quell'altro. È anche ovvio che se tu decidi di fare una scuola, la scuola di sé, ma credo anche come l'università e come qualunque altro tipo di scuola, la scuola ti fornisce una direzione. Poi
sei tu che devi sviluppare personalmente e privatamente in più tutto quello che la scuola ti sta dicendo, perché se no non funziona. C'è gente che si appassiona, tipo il fonico vero che vuole fare il fonico, è fonico, si sveglia la mattina è fonico, va letto la sera è fonico, ok? Un'altra cosa è uno che studia, ma del fonico non gliene frega un cazzo, quindi si sveglia, per le 4 ore che studia è fonico, per le altre no, capito cosa voglio dire? Quindi ti serve sempre la preparazione. Riguardo a dove andare a cercare lavoro, l'Italia è un paese un po' strano, perché in Italia, a differenza di tanti altri posti nel mondo, mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti, dove c'è... scusate, vero, me ne dimentico, sono fonico. Mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti, per esempio, dove c'è una separazione netta di tutto quello che è il lavoro di ogni persona. Cioè, nessuno si sognerebbe negli Stati Uniti da fonico di aprirsi lo studio. La cosa che funziona è, c'è l'imprenditore che mette i soldi e fa lo studio, e poi ci sono i fonici freelance che lavorano per l'imprenditore e mettono i soldi, che mette i soldi per fare lo studio. Quindi c'è un certo riciclo. Ti dico che l'abbondanza di fonici nel mondo ha creato anche dei fonici specifici. C'è gente che viene chiamata solo per fare le voci, però viene chiamata la Madonna, la Bonovox, specialisti di voci. C'è quell'altro che fa solo le chitarre. Funziona anche così. Ci sono anche queste figure professionali nel mondo. In Italia, per quanto riguarda invece gli studi, di solito c'è questa strana tendenza che il fonico realizza il suo sogno di costruirsi lo studio, quindi il fonico residente è anche proprietario dello studio. Non è che ci sia una regola scritta, però se vai a vedere come si muove in Italia la cosa, diciamo che è così. Quindi ci sono molti meno posti di lavoro di quanta gente si offre per riempire quei posti. In pratica c'è una disoccupazione spaventosa se vai nel mondo mix. Mondo mastering, neanche a parlarne, perché cioè, saremo 10 persone che fanno sto lavoro, seriamente. Cioè, poi ce ne saranno altre 100, però cioè, è ancora più piccolo il mercato mastering in proporzione a quello del mix o del live. C'è un bel po' di lavoro nel televisivo. A me non è un lavoro che mi appassioni più di tanto, nel senso, però se state cercando un'occupazione, lì le possibilità ci sono concrete. Io l'anno scorso ho lavorato per The Voice, ho fatto 6 puntate a Rai e ti assicuro che c'è una tecnologia che è devastante, bellissima. Cioè, non me l'aspettavo, hanno una tecnologia evolutissima. Come funziona quel programma lì è incredibile, se non lo spiego non... Cioè io sono andato là a registrare dell'audio per conto della Universal, tutto separato, per poi mixare e vendere il disco di The Voice, no? Sai, con le battle, facevano le battaglie, vabbè. Praticamente tu vai in trasmissione, tutte le regie, che lì praticamente parliamo di una regia televisiva, una regia che fa il palco, una regia che fa soltanto la sala, una che fa solo il web, un'altra che fa soltanto Universal, quell'altra che fa... Ok, ce ne sono tipo 6 di regie. Beh, la tecnologia è fatta così. Protocollo MADI, sapete che cos'è? No. Protocollo MADI è un protocollo che permette di trasferire in un solo cavo 64 canali, compreso tutte le automazioni di quei canali. Quindi sono i canali più metadata di quei canali. Quindi è una tecnologia bellissima. È un formato in fibra ottica, parliamoci chiaro, è un'ottica, però invece di essere la classica ottica ADAT che conoscono tutti, è un'ottica a 64 canali invece che a 8. Beh, lì avevano un mainframe di 512 canali, praticamente tutto quello che entrava e usciva da ogni regia confluiva in questo mainframe. Io sono arrivato e ho detto, vabbè, a me mi serve questo, quindi mi dai la voce senza effetto e me la dai direttamente dalla regia 1, dalla principale, quindi praticamente il segnale preso dal banco e mandato in direct out. L'effetto me lo dai dalla televisiva, poi mi dai questo da qua, quell'altro da qua, scegli da un menu, ti colleghi al mainframe, ti arrivano tutte le ottiche in digitale, te le compilano. Allora ti serve il canale 1, il canale 27, il canale 45, il canale 112, e a me mi mandavano 2 fibre ottiche, 16 canali, con tutto il selezionato. Immaginati che tecnologia. Cioè una roba che non è vero che ti annoi. Se vai a fare il fonico in televisione adesso, ragazzi, ci sono delle tecnologie spessissime. Cioè andate a lavorare con della roba che
non è come una volta, e si va avanti, capisci? Quindi ha un sacco di parti interessanti, e poi soprattutto è l'unico posto dove ci sono i soldi. Cioè anche noi come studio siamo passati dal lavoro, prima si lavorava con gli album, arrivava quello, faceva l'album, adesso si lavora con i singoli, con gli artisti di amici, di definire questa roba qua, cioè fai tutto televisivo, perché è normale, non ci sono più soldi, non si vendono più i dischi, una promozione come quella che ti può dare stare un mese ad amici, chi te la dà? Se te la compro costa milioni di euro, ma chi se la compra? Non li ammortizzeresti più, cioè tu hai una visibilità come artista dove tu per 20 giorni o 30 giorni ti fai vedere da 7-8 milioni di persone al giorno, dove la trovi una visibilità così? In pratica gli investimenti sono andati tutti là, quindi se da un lato la televisione appiattisce tutto questo mercato e non ti permette di avere dei veri artisti, anche se devo dire quelli con cui abbiamo lavorato noi sono tecnicamente preparatissimi e anche gente brava, però nella media dipende un po' dove vai a beccare, capito? Però se tante cose le appiattite, tante altre cose le dà, lì i budget ci sono. E quindi lì ci sono possibilità di lavoro, ci si può inserire. Quindi io consiglierei a uno che ha intenzione veramente di fare questa professione, anche perché nella vita non sai mai come va. Io mi sono imbattuto nel mastering per puro caso. Cioè io volevo fare il fonico. Ho mandato curriculum a tutti, il primo studio che mi ha risposto, sono andato là e facevo mastering, ma agli albori. A me mi ha appassionato e mi sono fatto dei cazzo di dischi, cioè ma tanti. Però ci sono arrivato non ragionando su questa roba qua, perché è così. Allora, secondo me è la cosa più importante che ci siate. Quindi se adesso il lavoro sta là, andate là. E poi domani siete voi stessi gli artefici del vostro destino, no? Però se stai in un settore che è comunque forzante, i soldi ci sono, le attività ci sono, le tecnologie si sviluppano, è buono, insomma, è buono. Una volta forse si poteva scegliere un po' di più, adesso un po' meno. Dimmi. Ma da tutto questo che da quello che hai appena detto sostanzialmente si può anche concludere che sta cambiando il modo di fruire della musica. Voglia, sì. Il mio professore per esempio ci chiama la generazione delle cuffiette. Sì, ma a parte le cuffiette che non... Però ecco, se la tecnologia sta andando avanti così rapidamente con tecnologie sempre nuove, con la fibra ottica, con mille altre cose, sì. E anche poi gli artisti che ci sono tecnicamente preparati ma magari un po' vuoti, poi qua si va sul giusto. No, non stavo criticando gli artisti, non, sì. Dopo ti spiego cosa intendevo veramente. Non criticavo le persone, ma un meccanismo, dopo sì, ti spiego. Penso che per loro sì. Si può anche andare avanti. Però ho difficoltà a capire dove si sta andando. Dove si sta andando? Sarebbe bello poterlo sapere. Non lo sa nessuno. Io una cosa l'ho notata. Allora, in tanti anni la spirale è stata sempre in discesa verso il basso. Diciamo che una volta il livello artistico era veramente una cosa principale. Cioè tu lavoravi partendo dal livello artistico e poi tutto il resto era una conseguenza di questa arte. E in effetti probabilmente erano diverse anche le generazioni, cioè io non lo so, adesso non vorrei fare la figura di quello vecchio, però quando ero giovane io ci si affezionava alle band, io usciva il disco del mio artista preferito, ero fuori il giorno che usciva dal negozio e me lo compravo, ci si affezionava e quindi si sapeva tutto dell'artista che seguivi, avevi modo di crearti una cultura su quello che stavi ascoltando. Adesso il mercato è diventato semplicemente molto veloce, si lavora con la metodologia dei singoli, la musica non l'acquista più nessuno, la gente considera che è una roba che si coglie nell'aereo e si usa, ma... quindi c'è quella cosa lì, i soldi devono uscire da altri meccanismi, per quello che il televisivo ha vinto e che i negozi di dischi hanno chiuso, perché non erano sostenibili, capisci? Nel momento in cui nessuno i dischi li compra più, va tutto a lottoli, o ti pigli i soldi da un'altra parte, come fa la televisione, che i soldi di amici li prende da dove? Dalla pubblicità, non dalla vendita dei dischi. Ad amici che l'artista venda o non venda, non gliene frega un cazzo. Cioè, capito? Loro guadagnano dalla pubblicità,
più gente si affeziona a questa gente, più visibilità ho, più mi costa vendere la pubblicità, più soldi incasso. Quindi è cambiato tutto questo meccanismo, capito? Decidere dove si andrà a finire. Secondo me la musica diventerà una cosa tipo l'abbonamento di Sky. Faranno delle cose sul telefonino dove tu ti ascolti tutto quello che vuoi in streaming, non scarichi più niente, perché ci sono degli ovvi problemi anche di scaricare su scaricare. Voi sapete come funzionano i cloud, no? I cloud non è che ognuno ha i suoi file, si tende a utilizzare questa cosa, a dire questo file è uguale qua e qua, uno ce n'è, non sei, capisci? Si tende a utilizzare anche questo, perché comunque anche la diffusione di questi file diventa un problema serio. Quindi io credo che presto o tardi si arriverà ad avere un'unità, un telefonino che servirà come navigatore in macchina, come mainframe della casa, come qualunque altra cosa. Aldi, tu hai ancora il Nokia, vero? Sì. Esatto. Ma io non sono tracciabile. Adesso esco di qua e nessuno sa dove sono. Non lo facciamo già. No, infatti. Con Spotify tu. Credo che si arriverà a quello comunque, cioè si arriverà veramente a quello. Tu pagherai un abbonamento e poi gli artisti percepiranno neanche più dei centesimi, ma cioè prenderanno dei millesimi o dei milionesimi sulle esecuzioni. Si arriverà a quella roba lì, spero, penso. Non so. Ho una domanda per tornare un po' più sul tecnico. Sì. Però, una piccola parentesi, quello di cui stai parlando c'è già Spotify. Sì, non è esattamente la stessa cosa, perché è teoricamente gratis, però qui invece si tratta di pagare, perché quello è l'obiettivo, di farla pagare la musica. C'era un bellissimo articolo che spiegava che in verità percepiscono tanto quanto percepiscono dalla radio. Sì, infatti io avevo detto se ne sono andati. Vabbè, non sono loro. E non sono loro. Vabbè, Spotify a parte. Lo step mastering conviene farlo, sì. O è un ritorno al mix? Come, no, cioè, allora ti spiego perché. Io preferisco lavorare sempre da stems. Allora, il minimo di stems che chiedo io, quando si può ovviamente, quando non stai lavorando su del materiale di back catalog che comunque è già chiuso così. Quindi quando si può io chiedo sempre il minimo, base, voce, core e full mix. Dico sempre, vi spiego cosa sono, giustamente. Gli stems non sono nient'altro che dei gruppi. Allora, nell'economia di una registrazione voi cosa avete? Le tracce. Avete 50 tracce. Magari avete 8 tracce di voce, ok? Avete 10 tracce di chitarra, avete le 16 tracce che compongono la batteria. Ecco. Io ho riversato di questi insieme di tracce, questi super mix, praticamente, quindi solo le batterie, solo i bassi, solo le chitarre, solo i synth, solo le voci, solo i cori, si chiamano stems. Praticamente sono semplicemente sottogruppi che sommati danno il mix. È una specie di fase, sì, è una via di mezzo fra il mix e lo scarico finale, ecco, sono praticamente i gruppi. I gruppi sono bellissimi per lavorarci, perché per esempio, allora, intanto si possono fare delle equalizzazioni e degli interventi che non sono invasivi quanto lavorare sul full mix. Voi vi rendete conto da soli che, facevo prima l'esempio di una chitarra su una cordiera di un anulante, vi rendete conto che gli strumenti musicali possono occupare nelle esecuzioni gli stessi spazi all'interno dello spettro. È normale che se io lavoro su un full mix e ho una frequenza che mi dà fastidissimo a 3000, sto togliendola, sto ammazzando la punta della cassa, la cordiera del rullante, la voce, un sacco di altre situazioni. Lavorando con gli stems tu puoi equalizzare in maniera più intelligente, nel senso vai a togliere la frequenza dove viene generata, non nella zona dove sta lavorando, ma proprio dallo strumento che la genera. Quindi è una cosa molto più appagante. E in più, visto che si lavora spesso con le tecniche di mid-side, come dicevo prima, allargare e stringere la stereofonia, l'avere gli stems ti permette di scegliere dove vuoi allargare e stringere la stereofonia. Nel senso, niente mi vieta di allargare il mix di 3 dB, mi accorgo che le chitarre ritmiche sono 3 dB più alte nel mix adesso e che invece andavano bene, le abbasso solo dallo stem delle chitarre. Sento lo stesso la stereofonia, ma la stereofonia mi arriva dai panoramici, dal ritorno degli effetti, dai synth, da tutto il resto, però diciamo che sono io che decido che cosa vado a toccare. Quindi la tecnica degli stems, unita alla tecnica mid-siding, unita alla tecnica del multibanda,
ti permette di avere una versatilità di gestione del suono veramente ampia. Quindi sì, io preferisco lavorare dagli stems decisamente. Poi c'è gente che preferisce invece non lavorare dagli stems. Un sacco di fonici ne fanno un discorso di concettualmente preferiscono non modificare in niente quello che è la somma. E poi c'è un altro discorso. Tendenzialmente, se tu stai mixando, la somma la fai in un banco analogico, la fai in un sommatore o via dicendo, mixando seriamente. Come vengono risommati gli stems in mastering? Nel senso, c'è molta gente che dice no, o lo ributto a mia volta in un sommatore, ma poi il sommatore modifica queste cose di qua e di là, oppure io sinceramente vi faccio mandare anche il full mix. Tutte ste menate non me le faccio perché a me mi frega di cosa sento e non di tante minchiate, sinceramente, se cosa non la sento per me non è un problema. E quindi di solito perché mi faccio mandare il full mix? Perché il full mix mi serve per controllare l'integralità degli stems, che siano stati scaricati bene. Io ragazzo che prima mi chiedeva del limiter, non sapete quante volte capita questo, la gente a casa si fa un mix o in studio. Tendono a mettere sul bus master limiter, compressori, equalizzatori e quant'altro. Perché? Perché vogliono sentire l'effetto finito della loro musica, vogliono sentire già il materiale come dovrebbe suonare, che è una cosa bellissima, va benissimo farlo. Semplicemente però, se dopo decidi di fare il mastering a uno studio dedicato, professionista o quant'altro, è ovvio che devi togliere tutto quello che hai caricato dinamicamente sul mix, se no non ha senso. E fai rifare la stessa cosa, però in analogico, con delle tecniche diverse e via dicendo. Voi non avete idea di quanta gente non lo faccia questo. Si dimenticano, non lo sanno, ti arrivano le tracce che tu le risommi ed è tutto un overlevel, impossibile da gestire. Allora, il full mix a me che cosa serve? Serve perché io carico tutti gli stems, metto il full mix su un altro bus e salto da uno all'altro. Io devo sentire identico il full mix e i bounce degli stems separati. Devono essere identici, non simili. Quindi, partendo da questo presupposto, una volta che io faccio questo tipo di verifica, per me dopo è tanto un tabula rasa, io comincio a lavorare da lì. Quindi, e preferisco per versatilità lavorare con gli stems. Molta altra gente non fa questo tipo di verifica e dice no, per me concettualmente il mix è il mix. Il mio lavoro non è quello di modificare niente, ma è quello di ottimizzare una cosa. Quindi io non lavoro per principio con gli stems. Un sacco di fonici lo fanno. Atteggiamento responsabile, cioè rispettabilissimo, per carità. È la loro teoria e io la mia. Io preferisco, visto che comunque non so che cosa mi aspetta, avere la possibilità di poter intervenire ovunque senza dover fare tutte le volte mille chiamate. Quindi se mi metti in condizione di lavorare bene, poi si lavora bene. Tutto qua. Beh, quasi vinto te, eh? Fino adesso. Hai una domanda che stuzzica tutto? Chi ce l'ha? Dai, palco femminile, niente. Un po' di sensibilità femminile, dai. Niente. Allora un po' di altezza maschile. Sempre te, dai. Ma non è per curiosità, mi diventeremo amanti, dai. Che io me ne tolgo, ne approfitto. Ma se mi riguarda della roba, cioè, questo qua riguarda più il confine tra mastering e restauro. Sì. Se mi riguarda la roba mono. Sì. E mi chiedono di inventarmi un'immagine stereofonica. Non esiste al mondo. Non esiste. No, non sta proprio. No. Vai da un altro fonico. Non esiste proprio concettualmente una. Cioè. Dimmi. A questo proposito, qualche anno fa era uscita forse il remastering dell'opera Omnia dei Beatles, venduto in edizione mono e stereo, separatamente, sì. Penso anche a prezzi diversi. Sì, sì, è probabile. Perché? Sì. Perché? Che differenza c'è? Dipende da che cosa hanno lavorato, però tenete presente, era la summa di tutto quanto, cioè era l'opera Omnia, sì. Beh, io quello non l'ho sentito ovviamente, però ti posso dire che i Beatles, che sono stati dei grandissimi innovatori, la maggior parte delle tecniche che conosciamo noi le hanno inventate loro, comprese messaggi subliminali al contrario, nastro invertito, tutte cose che si sono inventati loro, mi trovi dalla droga più spinta, quindi. Oh, meno male che esisteva. Quindi una volta i primi dischi venivano realizzati addirittura
ad esempio adesso mi viene in mente forse Sgt. Pepper addirittura, la voce da un lato e gli strumenti dall'altro. Tieni presente che fino al 69 direi il massimo che potevi avere come fonte di registrazione erano 4 tracce. Quindi la maggior parte delle prime registrazioni dei Beatles sono fatte su 4 tracce. Non esisteva proprio il concetto di mettere stereofonia. Si tendeva a registrare la batteria e il basso su una traccia, mono. Poi registravi la voce su un'altra traccia. Si erano inventati questo metodo di mettere la base a sinistra e la voce a destra perché con i primi pentot potevi avere la base, capito? Mettevi a sinistra, sentivi la base, karaoke. Mettevi a destra, sentivi solo la voce, capito? Bellissimo. Quindi probabilmente si sono trovati con delle fonti talmente originali da motivare questa scelta. E penso che sia una buona cosa. Io non la sapevo questa cosa qui, quindi tendo a... cioè vado a immaginazione in questo momento, però mi sembra la spiegazione più plausibile, perché moltissimi dei dischi erano già registrati in mono. Probabilmente alcune cose le hanno remixate, non rimasterizzate, capisci? Quindi hanno tenuto la fonte mono originale, quella originale, e poi hanno fatto una sorta di remixing. Ma avranno trovato i vecchi nastri a, sì, 24, no, sì, 4 piste? A 4 piste, sicuro. Cioè io nel mio piccolo ne posseduto 3. Copiati, non gli originali, se no non sarei qua a parlare, sarei qualche isolaccia a ribaldire, godermi la vita, però, però comunque sì, si trovano, assolutamente. Quindi i nastri originali esistono ancora, le Beatles, assolutamente. Ce l'aveva Michael Jackson, i suoi legali, però li ha comprati lui. Quindi, quindi sì, penso che si tratti di un remixing più che di un remastering. Per Rihanna, per esempio, perché si è deciso di rifare il mastering? Per una serie di discorsi di mercato. No, il mastering non era proprio mai stato fatto. È successo questo, che l'etichetta degli Area, che era la Cramps, che poi ha prodotto dei capolavori assoluti, il proprietario della Cramps era un genio proprio, ha fatto tutti i primi dischi di Finardi, non so se vi ricordate, magari non lo conoscete neppure, ma sono dei capolavori, cioè artisticamente, tutti i dischi degli Area e tanto altro. Praticamente la Cramps, in tutto un discorso di vendita e acquisto di edizioni, è diventata Sony. Quindi gli Area, per la prima volta, a un certo punto questi hanno comprato tutto il catalogo, si sono trovati anche la Cramps nell'insieme di tutte le acquisizioni che hanno fatto editoriali, capito? Quindi se lo sono trovato. A un certo punto qualcuno in Sony ha detto: ah, ci abbiamo gli Area. Oh, dei dischi come Arbeit McFly, Caution Radiation, quei dischi lì. Quindi che cosa hanno detto? Ristampiamo gli Area. Ora, gli Area non avevano mai fatto il mastering di questa cosa. L'unica cosa che era uscita era una versione giapponese che è uscita nel 95, mi pare di ricordare. Ma nessuno era andato a seguirlo, cioè questi avevano così master, avevano stappato il CD in Giappone, un lavoro di merda gli avevano fatto, gli Area quando l'hanno sentito gli sono venuti i capelli in piedi perché era una lama, tutto alto, tutto aperto, chiarissimo, i giapponesi in quel periodo lì erano fuori, ma facevano questa roba, ma veramente altro che Fukushima, ma cioè un mastering ridicolo, ah, brutto proprio, e allora non piaceva per primi. Quindi praticamente che cosa hanno detto? Alla Sony hanno detto: ah, usiamo il master giapponese, Fariseli, no! No, 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 quello no, quello no. Insomma, noi avevamo, io avevo lavorato con loro un anno prima su su due lavori che avevano fatto, un live, un doppio live e un prodotto di Fariseli. Si erano trovati bene e sono venuti e hanno imposto alla Sony di venire a farlo da me. Non l'avevano mai fatto e quindi, insomma, per me è stato un bel lavoro, cazzo, un bel privilegio. Comunque è successo semplicemente per un discorso di acquisizione di catalogo. Stampare i dischi così come erano non aveva senso? No, sinceramente no. Anche il vinile non aveva molto senso farlo così come era. Poi tieni presente che poi, avendo avuto la possibilità di lavorare con loro mi hanno raccontato parecchie cose. Cioè, Arbeit è un disco che è stato fatto in 14 giorni, ragazzi. Tutto è stato fatto in 14 giorni, ha dentro dei limiti e delle cose che, cioè, è così. È lo stesso discorso per Caution, poi in Arbeit c'era Givas al basso, che poi fondò la PFM e via dicendo, e tutti gli altri dischi invece non c'è più Givas, quindi, insomma, tutta una serie di cose per cui gli Area volevano rimettere mano al suono. Cioè, erano 40 anni che avevano
delle pecche che non riuscivano a mandare giù. Adesso ho trovato l'occasione di riaprirle. Infatti una cosa che stavo pensando di fare, però poi vediamo se gli danno i budget, è anche di remixare due dischi. Non vi dico quali, però i più belli. I più belli. Quindi sono cose di mercato. Poi ti capitano anche questi lavori qua, cioè ti capita di fare Remiskill, che va benissimo, e Yara, dello stesso anno. Bella lì. Bella lì. Altro? Tornando a parlare un attimo di CD, sì, come abbiamo parlato prima, e secondo te si arriverà ad avere dei CD di nuova generazione? No. Non so, no. E in Italia non viene se succede. No, quello che volevo sapere era, ci sono sempre più modi per registrare a tipo dei bitrate, delle codifiche che i CD non supportano. Certo. E quindi se uno vuole riprodurre questa musica o hai l'impianto figo con il computer, se no come fai a portarla in giro? Non lo puoi fare. E perché no, secondo te? Perché è così, perché ormai non gliene frega un cazzo nessuno della qualità, forse non ci sia anche questo. Tante volte il lavoro che anche tu vai a fare in studio appaga di più il musicista del mercato. Ok? Allora, è giusto farlo, perché tu, se sei un artista, allora, intanto vuoi avere il modo di tirare fuori al meglio le idee che hai dentro. Quindi ti rivolgi a un professionista, allo studio e tutto il resto. Per quello è importante per il musicista andare da un fonico e andare in uno studio. Perché il musicista dovrebbe fare il musicista. Non dovrebbe preoccuparsi di fare il musicista, l'arrangiatore, il fonico, i coglioni e tutto il resto. Hai capito? Dovrebbe fare il musicista, appunto, l'arrangiatore fa l'arrangiatore, il fonico fa il fonico, nel migliore dei modi possibili. Tante volte è il musicista stesso che va a cercare quella macchina sofisticata per fare quella cosa. Perché? Perché appaga il proprio ego, perché artisticamente è bello farlo e perché è un ricordo che ti porti dentro nella vita e che poi va a confluire nella musicalità che tu metti nel registrare il disco, il sapere questa cosa. C'è tanto di psicologia, c'è tanto di cuore quando registri un disco, capito? Quindi è una cosa che interessa più a questo, ma se tu passi dal musicista a parlare con il produttore della discografica, quello non gliene frega un cazzo, che tu gli metti il gold foil, il ritratto degli anni 70, o gli vai a fare la tecnica di registrazione particolare, o scegli il microfono a nastro, mescolato con quella. Sono robe che appaiono i fonici e gli artisti, queste qua. Al discografico, mediamente, gli interessa la distribuzione. La distribuzione vuol dire fai veloci, pratici da scaricare, ci si adegua a quello che c'è. Ora, le reti sono sempre più veloci. È ipotizzabile pensare che un domani la qualità dei file si potranno trasferire con la stessa velocità di un MP3 in formato non compresso. Quindi la speranza è sempre l'ultima a morire. Può succedere che addirittura si può, magari un domani scaricherai anche dei supporti multicanali. Cioè, io in pratica una cosa che non ho mai capito, le automobili sono tutte quadrifoniche, già da sempre. Perché nessuno ha mai messo un surround in un'auto? Semplicemente. Ce l'hai già? Quattro casse, perché non fare? Perché devi fare un mix apposta. E chi cazzo spende i soldi per fare un mix apposta in surround per la macchina che devi guidare? Ma non è, cioè, nel senso, io non è che capisco molto di mercato, però non può essere semplicemente, cioè veramente non gliene frega la gente, non è che non lo sanno semplicemente, quindi non sapendolo non si pongono il problema. Sì, vuol dire che non gli frega niente, cioè non gli interessa, cioè tu prendi per buono quello che ti vendono, capisci? Cioè la sua Maria non va a comprarsi il disco e dice ma questo cazzo è stato registrato, ma è una AD o un DVD? Ma no, perché io ho 12 euro, no? Questo vale 11. No, ma non lo fa. Prendi per buono quello che hai, capito? Quindi tutte queste robe qui non vengono decise da gente che ha a che fare veramente con la musica, vengono decise da gente che ha a che fare con il mercato. E le regole del mercato sono totalmente diverse dalle regole musicali, non sono compatibili. A volte si incontrano, ma è una combinazione a caso. Però questo non rischia di ammazzare tutto il mondo della fonica, degli studi di registrazione, di mastering? No, guarda, io ho visto anche delle vignette. SSL 500 milioni, registratore, Pro Tools e via dicendo, ascolto MP3, è vero, però un mix è un mix. Cioè, in pratica, tu puoi anche ascoltare il prodotto tagliato, compresso, ribassato, tutto quello che vuoi. Ma all'interno, quella cosa che tu stai così pesantemente martoriando, c'è sempre il mix.
e ti assicuro che una fonte originale che esce da uno studio serio rispetto a una cosa che fai a casa c'è un abisso. Cioè poi tu vai a comprimere, ovviamente, ma il mix lo percepirai sempre e sarà sempre il mix, capisci? Quindi non c'è questo vero problema. E poi comunque, non, ti ripeto, la figura dell'avere il fonico di mastering, le cose, aiutano la musica, nel senso che sono tutti orecchi terzi. Tu che scrivi, io sono chitarrista ragazzi, io mi registro le mie cose e mi girano i coglioni perché mi dico con me stesso. Perché? Perché mi rendo conto che per mixare le mie chitarre devo fare quel tipo di equalizzazione che farei tranquillamente senza problemi su qualunque altro chitarrista su cui stessi lavorando. Però purtroppo le ho anche suonate quelle parti. E allora mi dico, cazzo, però non è il mio suono. Cioè, il mio suono non è totalmente compatibile con il mix. Se voglio metterlo nel mix, devo scendere a compromessi con me stesso. E non è più il mio suono. Quindi cosa faccio? Mi prendo a schiaffi da solo? No. Evito di fare il fonico di me stesso, faccio il chitarrista e vado a lavorare con un altro fonico che non ha sensi di colpa, capito? Quindi funziona così, però no, il professionista servirà sempre, fidati, non c'è quel problema. Allora, chi l'ha vinto Stomatic? Voto popolare. A chi lo diamo? Lui? Certo, te la vuoi giocare fino all'ultimo, dai, lo provo sul filo del rasoio, è quasi tuo, ma qui, dai, dai. No, prima parlavi di Sint, avevi accennato qualcosa. Sì, no, stavo dicendo, una volta, allora, come cambiano le cose, per esempio. C'è stato un periodo della musica che era molto, molto importante, per esempio, valutare la nuova compatibilità di una fonte. C'erano dei problemi tecnici per farlo, per doverlo fare, tipo la scrittura sul vinile. Non puoi scrivere un prodotto in controfase sul vinile, arrivi all'assurdo logico che la testina di destra deve scrivere a sinistra, non ce la fa. Okay. Quindi è fondamentale che se voi, per esempio, strappate un vinile, deve essere totalmente, perfettamente monocompatibile. Questo succedeva perché anche per le emissioni televisive. Ricordiamoci che una volta a casa le televisioni erano tutte mono. Cioè, in pratica, fino a qualche anno fa, fino a che non sono arrivate le Flat TV, l'LCD e tutto il resto, le televisioni, quando c'era il tubo, erano praticamente tutte mono. L'emissione stessa dell'audio veniva fatta in mono nelle televisioni, quindi in pratica si stava molto attenti a far sì che tutto fosse mono compatibile, perché altrimenti ti ritrovavi che il pezzo dei Metallica senza le chitarre ritmiche sulla TV della Sciura Maria suonava male, faceva drum and bass, hai capito? Spariva le chitarre. Allora, Metallica che fanno drum and bass non va bene. Quindi si stava molto attenti. Adesso come adesso invece, questo problema della monocompatibilità, a parte il fatto di dover scrivere un vinile che comunque si fa in generi specifici e comunque sono situazioni molto particolari, non è una cosa di mercato automatica. Nessuno stampa più i vinili in pratica. Tutte le fonti, tutti gli ascolti sono tutti stereo, dai televisori, dalle auto. Insomma, in pratica la nuova compatibilità non interessa più come interessava una volta, che era una cosa fondamentale. E che cosa è successo? Che i produttori dei synth, quello che ti stavo dicendo prima, mi riferisco soprattutto a Korg, a partire dalla Trinity della Korg, per dire che sono parlati cos'è, 15 anni fa, 20 anni fa la Trinity, no? A partire già da quella tastiera lì, si tende a mettere i campionamenti dei synth già completamente in controfase, perché suonano di più. Cioè tu, la fase vera, teniamo presente che è questa. Questa è la vera fase. Cioè capite? 45 gradi, una roba proprio che non sta, no, 90 gradi, che non sta né in cielo né in terra. Arrivi fino a 135, ma i due margini laterali sono in una controfase accettabile, tutto oltre quello è tutto in controfase spinta. Ma è ovvio che io sto usando, invece di questo spazio, sto usando questo spazio. Quindi posso mettere dei suoni giganteschi. I synth che producono adesso hanno tutti i suoni in controfase. Il problema sai qual è? Che fai un suono che è talmente largo che poi non lo incastro in un mix perché fai una fatica della Madonna, riempie tutto, cioè non sai più dove infilare la roba, no? Quindi sul discorso dei synth, era,
avevo detto ve lo faccio dopo, perché vi volevo spiegare questa cosa della monocompatibilità fondamentalmente. Adesso la monocompatibilità non interessa più tanto, quindi si tende a lavorare con dei mix che sono veramente molto aperti. Cioè io ho sentito dei lavori dove le chitarre le percepisci veramente qua, qua e qua, cioè una cosa imbarazzante, capito? Però funzionano. Ovvio che se poi vai a sentire tipo il prodotto in mono, senti la cassa durante la voce, appunto, e il basso, forse, in mezzo. Ma le chitarre e i synth li perdi completamente. Allora solo per dire questo, che ormai è talmente superato questo concetto, il concetto della monocompatibilità, che gli stessi produttori mettono delle cose in controfase già nei parchi suoni originali. Quindi figurati, siamo andati veramente molto oltre, sì. Bella la domanda, te la stiamo giocando, eh? Tac, un altro. In direttura. Nella strumentazione che un folico anche professionista ha a disposizione. Sì. Ci sono ampi margini di sviluppo pressoché quello che si vuole fare si può già fare. No, ce ne sono tantissimi di margini. Guarda, un po' il ce n'è un po' per tutti i gusti, eh? Però tendenzialmente adesso come adesso, se vuoi andare avanti avanti, devi tornare indietro indietro. Cioè si tende a, a riprendersi delle macchine storiche che hanno un valore in quanto hanno un suono, quello che vi dicevo un po' di tempo durante fa. Quindi si tende ad avere la macchina raffinata, anche perché? Perché il professionista fondamentalmente non ti vende solo un lavoro fatto bene, ti vende anche un sogno, ti vende la possibilità di fare quello che tu a casa non puoi fare. Allora, costruire uno studio totalmente digitale dove tu hai Pro Tools, magari parli con il cliente che ha i plugin più aggiornati di te, perché non li paga. Tutto caricato, perché tu arrivi e dici, ah, io ho l'HD8, ah beh, no, io ho le Waves 12. Siamo alle 9. c'ho le 12. Ti arriva della gente che sul digitale è molto più avanti di te studio, perché quello si scarica tutto e tu compri le cose che ti costano un'ora di dire, cioè non capisci. Invece bisogna vendere anche quello che la gente non può avere, è il fatto di entrare in uno studio, di mixare su un mixer vero, di utilizzare delle macchine che hanno quel colore, che sono specifiche, che non sono facili da trovare, regalano quell'appagamento che va bene. Questo per quanto riguarda proprio fare il lavoro. Invece se mi parli di sviluppo di tecnologie, ah beh, lì ne abbiamo viste di ogni, ci sono tante di quelle porcate che riescono che proprio completamente follia, ma follia. Ti faccio un esempio stupido. Io tanti anni fa mi capitò questo tipo che vendeva questa marca di amplificatori microfonici, Chandler, non so se li conoscete. Beh, i Chandler li hanno promozionati dicendo, ah, oh, basta con questo silicio, Chandler, condensatore al germanio. Ma il germanio è una merda, il germanio è stato sostituito dal silicio perché faceva cacare, cioè, hai capito? Questi cosa ti vendono? Cioè, tolgono una roba che funziona per tornare a un'altra cosa che fa molto più schifo per vendertela. Che cazzo ce n'è la cosa germanio? Quello c'è il germanio, dai, ma ragazzi, cioè, io gli ho detto quello che il germanio faceva schifo, dai, quella scarapuata, vai, dai. Mi fa, ma un colore diverso, e c'è quello che è diverso, cioè, non è la stessa cosa, capito? Però sul fatto di vendere una cosa diversa, insomma, bisogna avere un po' di margine di capire che cosa sono tecnologie che vanno e che cosa no. Vi faccio un altro esempio, non so se vi ricordate la DCC, era un po' troppo da professionisti forse. La DCC era, a un certo punto hanno sviluppato questa cassetta, questa cassettina digitale, a tutti gli effetti era un DAT, ok? E quindi con tutti i problemi del nastro, quindi che lo metti su un lettore che ha un azimuto diverso, non lo leggi, tutti i cazzi del nastro, l'avevano fatto perché? Perché riproduceva già ad alta risoluzione. Oh, ci sono state stamperie che hanno comprato 2 miliardi di linee di stampa, non hanno fatto uno, ma neanche uno, capito? Quindi c'è gente che poi ci ha creduto, ma fondamentalmente in questi anni continuano a uscire tecnologie che portano a delle cose e tecnologie che sono delle puttanate, cioè uno poi deve valutare un po' per se stesso. Super audio CD già era una cosa più sì, era già comunque una tecnologia molto più interessante, eh. Il magneto ottico, voi sapete che cos'è il formato magneto ottico?
lo conoscete probabilmente in una forma consumer, il minidisc. Minidisc ve lo ricordate? Il minidisc è un formato magneto ottico. Il magneto ottico è in pratica un magneto ottico. Praticamente è una tecnologia che mette insieme un laser e una testina magnetica. Un laser scalda, hanno scoperto tempo fa la caratteristica di questo polimero, che una volta scaldato, oltre il punto di fusione che siamo intorno ai 200 gradi, si livella, diventa uniforme, quindi praticamente si resetta, si cancella con la temperatura, è un polimero particolare. Quindi il minidisc, perché era un supporto figo? Perché il laser bruciava a 200 gradi un micron di spazio, la testina andava a scrivere l'informazione, poi si raffreddava, passava quello dopo. Una volta solidificato, non era un supporto magnetico, cioè non lo cancellavi più. Per cancellarlo dovevi rifondere tutto quanto, quindi tecnologia interessantissima. Cioè, ma poi una botta, funzionava benissimo, non ha attecchito. Perché? Perché purtroppo aveva la caratteristica del mini disc, che lo so così teneva 20 minuti, un quarto d'ora per traccia. Troppo poco. Però era una tecnologia molto interessante, quindi, però nessuno poi l'ha più sviluppata, quindi ci sono state tante tecnologie come il magneto ottico, altre cose, o il laser disc, ve li ricordate i laser disc? In Giappone hanno funzionato per tanti anni, hanno attecchito tantissimo e la classica la facevano solo sul laser disc, perché era 24-48, quindi aveva una risoluzione più elevata. In Italia non ha attecchito, quindi tecnologie, ce ne sono, ne escono tutti i giorni. Poi bisogna sempre valutare che cosa è buono e che cosa sinceramente non lo è, e si va sulla fiducia. Cioè, tant'è che io non avrei neanche detto che avrebbero funzionato le superfici di controllo, perché per me una cosa è il suono, una superficie di controllo che cos'è? Non mi fa suono. Cioè, io non spendo, non so, 80.000 euro per comprare una roba che non fa un cazzo, che lo posso fare col mouse. Cioè, capisci cosa significa? E invece io vedo studi che bloccano con tutte queste superfici di controllo, ma che ragazzi, che cazzo servono? Cioè, sono belle da vedere, ma sinceramente non ci passa il suono, non sono dei controller, capito? 80.000 euro per un controller, ma io 80.000 euro compro un SSL, cioè ti faccio il suono, capito? Dimmi, cos'è la superficie di controllo? La superficie di controllo è praticamente pilota le funzioni del software fisiche, quindi tu praticamente tutta la tua videata del software, i mixer, i fader, la traccia, le automazioni, ce l'hai tutta fisica. Quindi ho il mio canale come un banco, come un mixer vero, in pratica è un mixer, ma non è un mixer, tu stai soltanto pilotando il software, che tu ce l'abbia o non ce l'abbia, suona identico. È un controller MIDI molto evoluto. Io per me non avrei mai detto che avrebbero funzionato, oppure avrebbero probabilmente funzionato come integrazione avendo anche l'analogico. Infatti erano uscite per un po' di tempo console analogiche a controllo digitale. Quelle sono una botta, perché tu hai la perfezione del digitale, la visualità, ma il suono ci passa, capisci? E invece poi hanno attecchito, quindi mi sbagliavo, semplicemente. Visto che siamo in una facoltà di informatica, quali sono le cose che servirebbero ancora a un tecnico di mastering ma che non sono ancora state inventate? Quinto emendamento, perché sto sviluppando delle cose mie. A parte quella cosa. Quinto emendamento, ragazzi. Ce ne sono tante, ma no, non posso rispondere. Le stiamo sviluppando. Quindi no, non posso farlo. Quinto emendamento. I software che si stanno producendo adesso, che vanno verso la direzione di emulare hardware analogico oppure anche strumenti musicali, hanno fatto dei passi da gigante, te lo dico sinceramente. Funzionano davvero, non solo passi? Sì, no, funzionano, non tutto, funziona, alcune cose funzionano veramente bene. Io per esempio in studio ho un banco solid state logic vero, 6030, e ho il compressore da master dell'SSL, quello fisico, e ho l'emulazione acquistata della Wales e quindi ho avuto modo di provare l'originale e l'emulato, che ragazzi è veramente simile. Mi scazza dirlo perché costa l'ira di Dio, però su certe cose funziona molto bene, soprattutto il riverbero e la convoluzione. Cioè, per esempio, adesso si trovano facilmente tutti gli impulsi del 480, del 240, della Lexicon, del 300, tutte macchine fisiche, e il nuovo riverbero e convoluzione è veramente la stessa cosa, ragazzi, cioè, suona veramente da paura, oltretutto senza il fruscio.
Quindi su certe cose veramente ci siamo. Non su tutto, ma gli emulatori per esempio di suoni per chitarra sono orrendi. Cioè io veramente sono basito, e anche Guitar Rig, sì, bello, blasonato, tutto quel cazzo, è un altro e un'altra roba, ragazzi, non ci siamo. Cioè, no, 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 sui synth, campionamenti, riverberi, compressori, direi siamo messi molto bene. Guarda, io ho provato l'emulazione dell'MS-20 della Korg, sono rimasto basito, sembra di avere l'MS-20 veramente, ma addirittura alcune emulazioni che sono state fatte talmente bene, anche il posizionamento dei potenziometri corrisponde a quello che sarebbe fisicamente nell'hardware. Cioè delle robe proprio sofisticate, quindi no, siamo andati avanti molto bene. Adesso per chitarra, per esempio, fanno il Camper, che è un profiler che ti permette di profilarti l'amplificatore da te. Allora, se fatto a regola d'arte, funziona bene. Il problema è farlo a regola d'arte, perché se tu ci metti dentro un 57 e ti attacchi lì, no, è la fonte che ha il limite, capito? Però diciamo che le tecnologie sì, le emulazioni vanno avanti molto bene. È che sono troppo precise, quello che manca è l'imperfezione. Dite. La mia è più una curiosità su un tuo possibile parere. Sì. È possibile che un giorno appunto il campionamento dei suoni, tutte queste tecnologie arrivino a un punto tale per cui ogni persona da casa potrà campionare qualsiasi cosa e fare in modo che sia vera, cioè non senta la differenza tra il vero e il finto? Sì, ma allora... Sì, secondo me si arriverà presto o tardi, perché le emulazioni sì, si arriverà. Ci saranno sempre delle sfumature, però insomma, io ho sentito delle emulazioni veramente valide già adesso. Anche di chitarre? No, di chitarre no. Tutto quello che è cordofoni, sinceramente no. Però molto belle sui fiati, ma anche gli stessi archi. È vero che adesso ci sono gli strumenti per fare degli archi che sembrano veri, delle batterie che sembrano vere, ma devi farti talmente tanto culo a programmare bene quello che è, che io mi domando, mi prendo quattro archi e me li registro. Cioè, non ha senso, capito? Io vedo gente che sta una settimana a fare ad automatizzarsi le linee di archi, ma cazzo, ma prendi quattro archi in due ore hai fatto tutto. Cioè, e più sono veri, ma non lo so, quindi ti dico, le tecnologie ci sono. È difficile, perché poi alla fine devi starci dietro, non esiste la cosa che suona da sola, quindi così. Siamo sempre lì. Posto, dimmi. Qual è, se c'è ovviamente la catena standard di processamento di segnale chiuso di mastering, mm-hmm. E un'altra domanda, mm-hmm. Qual è il tuo approccio alla compressione multibanda? Allora, il mio approccio alla compressione multibanda è fondamentalmente questo. Tu sai che i tempi di attacco e di rilascio in mix e in mastering vengono gestiti praticamente all'opposto. Ti dice qualcosa questa cosa? Ok. Allora, se tu adotti un compressore, per esempio, vuoi controllare un basso in mix, tendi ad avere un tempo di attacco molto veloce e un tempo di rilascio molto lungo. È un normale modo di regolare un compressore quando vuoi controllare il tuo suono. Il mastering, per esempio, la compressione deve essere invece cautelativa, rispettosa del transiente che è stato scelto in mix. Quindi cosa si fa? Si fa l'opposto. Si tiene un tempo di attacco molto lungo e un tempo di rilascio molto corto. Perché? Ve lo faccio senza microfono. Quando il suono arriva, il compressore non entra subito in attività. In mix tu fai questo. Il compressore è attivo subito, attacco veloce, blocca questo. Ok? E lo controlla. E poi fa il rilascio morbido e blocca quello dopo. In mastering che cosa succede? Mettendo l'attacco molto lungo e il rilascio molto veloce, succede che il colpo arriva, il compressore non lo sta comprimendo. Ok? Quindi il transiente rimane normale. Il compressore entra in attività subito dopo e funziona da sustainer. Ora... Scusa, ho dovuto togliere il microfono. Questa cosa funziona molto bene, però funziona molto bene sui transienti, ma non è molto musicale sul resto. Allora, perché usare multibanda? Perché tu puoi fare una compressione con i tempi di attacco e rilascio diversa per banda. Infatti, una tipica compressione musicale multibanda da mastering avrebbe sulla banda bassa, diciamo, fino ai 200 Hz, dove ci sono 250 Hz, dove ci sono
la bassa, quindi il battente della cassa e il fusto dell'adulante e tutte le basse, e il transetto del basso è altrettanto importante. Su quella banda avrai dei tempi di attacco molto lenti, dei tempi di rilascio molto veloce. Questi tempi di attacco e di rilascio si invertiranno, quindi diventeranno gradatamente più veloci man mano che ci si alza in spettro, e il rilascio gradatamente più lento man mano che si rialza in spettro. Questo ti permette di avere una compressione molto naturale. Quando invece tu stabilisci di utilizzare un compressore full range, non hai la possibilità di variare in ogni zona dello spettro questo parametro. Quindi lo puoi fare una tantum. Allora decidi o di rispettare il transiente o di rispettare la musicalità. Nell'ultibanda ti permette di preservare tutte e due le cose, quindi sono fondamentali per il mastering. Anche quando tu non cambi le proporzioni di compressione fra banda e banda, ma cambi i punti di attacco e di rilascio, e quelli lavorano molto bene. Quindi io in generale uso il compressore multibanda come uno stand alone, con la possibilità di avere più interventi di attacco e di rilascio separati. Questo è la compressione. L'altra cosa che mi chiedevi? Catena di processori. Catena di processori, signal flow. Lì non esiste una cosa, a me mi capita un po' di tutto, ti spiego. Tendenzialmente mi piace molto mettere un equalizzatore prima della fase di compressione e un equalizzatore dopo la fase di compressione. L'unica cosa che ti posso dire è che alla fine ci sta il limiter. Quello non c'è dubbio. Tutto quello che ci metti prima dipende da quello che vuoi ottenere. Sai benissimo che un compressore, cioè che un equalizzatore messo pre-comp o post-comp fa due effetti completamente differenti. E nello stesso modo la saturazione armonica. Si utilizzano delle macchine per fare il discorso che facevamo prima dell'inserimento delle famose armoniche pari. Anche quello non necessariamente lo metti prima di un compressore o dopo. Dipende sempre dal tipo di materiale con cui stai lavorando e dal tipo di effetto che vuoi ottenere. Io per non sbagliare di solito faccio tutta la parte di controllo in digitale, quindi tutti i plugin in rimozione, tolgo la frequenza che mi rompe i coglioni, equalizzo tutte le fonti, sistemo tutto quanto. Quando si tratta di dare, la mia catena fa così: tutta la somma di tutti i bus esce, va nel primo equalizzatore, dal primo equalizzatore vado nel compressore, dal compressore esco e vado nell'unità di distorsione armonica, dall'unità di distorsione armonica vado all'interno del secondo equalizzatore, dal secondo equalizzatore vado all'interno del limiter, la catena base. Poi all'interno di questa catena la puoi variare. Mi piace molto però rigenerare la compressione con un EQ dopo. Questa è una cosa che funziona molto bene. Il limiter alla fine è sempre multibanda? Dipende. Il limiter che uso io è due bande. Però io tendenzialmente lo uso assolutamente monobanda. Assolutamente. Cioè, io utilizzo un limiter della Masedec che si chiama MPL2 e hai la possibilità di usarlo come limiter full range, con una seconda banda che è la mia parte, che praticamente può fare o una seconda compressione, quindi disegnare un limite fatto così per abbattere subito una quantità di alta eccessiva, per dirti, oppure fare in modo di utilizzare questa seconda parte come un mid-side, e quindi dall'interno del limiter posso addirittura schiarire, cioè apparire la stereofonia soltanto dai 1000 Hz in su. Quindi è una cosa interessante. Tendenzialmente no, i limiter non mi piace usare in multibanda. Cioè faccio tutti gli interventi per avere le giuste proporzioni a monte e usando delle cose molto più efficaci piuttosto che un limiter multibanda. Posto? Rasati tutti? Allora, chi l'ha vinto? A chi lo diamo? Votazione popolare. Uno, due o basta. Chi lo diamo? Dai, votate, su, il ricciolino, che, alzate la mano per lui o alzate la mano per lui? Per lui? Vince lui? È qua da ritirare, fra. Il tuo poi pneumatica, E penso anche l'ultimo. E quanti ne avrai nella vita? Tieni. Magari c'è solo registrata Mina, eh. No, lo spero. Non lo so. C'è da fare che ci Va bene ragazzi, io sono a posto. Voi? Allora, grazie a tutti, grazie a tutti voi di essere venuti oggi. Allora,
Piccola comunicazione tecnica, siamo ufficialmente chiusi dentro e stiamo occupando l'università. Secondo nota tecnica, Mattia, come cazzo usciamo da qui? No, comunque, nel senso, usciamo un po' in ordine senza... i lati senza... insomma, con la testa tua, così in modo tale che ha molta tranquillità.